Ecco qua, cari amiche e cari amici. Oggi ho dovuto interrompere il video live streaming che stavo commentando Dracula il vampiro. E niente, voglio chiosare il discorso di questa notte perché mi hanno interrotto nella realizzazione del video. E sono rimaste due parole da esprimere. È un libro che, contrariamente agli stereotipi imposti dagli adattamenti cinematografici, parla poco o nulla di castelli medievali, pipistrelli, ragnatele e molto di tecnologia moderna. Si utilizza l'ultima tecnologia di fine 800 del 1875 come la macchina da scrivere, la Kodak scartabile, la macchina fotografica, la camera fotografica Kodak scartabile che fu un invento rivoluzionario a fine 800, il telegrafo e la carta carbone, fra le altre cose, ed anche il telefono. Tutto questo per cercare di investigare circa il conte Dracula e stanarlo. La moglie del protagonista, che è colui che ricerca Dracula, si avvale quindi assieme al marito di tutta una serie di risorse tecnologiche per indagare circa l'identità del misterioso acquirente di una casa, se non mi sbaglio, nel Regno Unito o in Irlanda. Fra mille peripezie e scambi di corrispondenze e trascrizioni di diari, di giornali, trascrizioni avvenute con la macchina da scrivere e moltiplicate con la carta carbone e mandate epistolarmente ai vari corrispondenti che a loro volta indagavano e raccoglievano materiale, addirittura si impiega un altro ricorso tecnologico, che è il fonografo, perché la moglie dell'investigatore, del ricercatore, riceve un disco di cera, che è un cilindro di cera, nel quale sarebbe registrata la propria voce, del conte Dracula. Allora, da quell'abismo sonoro, da quell'eco lontano, loro possono risalire alle nefandezze di colui che avrebbe voluto infestare con il morbo del vampirismo tutto il Regno Unito e tutta Europa, tutto l'Occidente. Questo era per finire il ragionamento di oggi e dire che, contrariamente agli stereotipi hollywoodiani, da Mefistofeles da Nosferatu in poi, Bella Lugona, Lugosi, si è sempre narrato Dracula il vampiro in una forma diversa di quella che appare nel testo originale. Quindi vi consiglio a tutte e tutti voi di leggere l'opera originale, perché è meglio di mille film. È meglio leggere una volta che guardare mille film, anche se è una lettura un po' lenta. Magari mangiatela la polenta il giorno che leggete questa lettura un po' lenta. Leggete questo libro il giorno che mangiate la polenta, è una lettura un po' lenta. Niente, questo era
un approfondimento sulla digressione che ho fatto nel video di questa notte, di cui ho parlato di Dracula il vampiro. E niente, adesso vi saluto e alla prossima. Ciao. Purtroppo sono stato interrotto nel video live streaming, come avrete potuto notare se avrete visto il video. Quindi ho deciso di non incollare questo video all'altro, ma di farlo a parte. Un approfondimento semplice, corto corto. Ciao.